Dopo due risultati utili, la Virtus Milano cade in casa della Kolbe con un secco 3-0. Chiude la partita il migliore in campo, Lorenzo Peretti. Tiratissima la partita tra Oratorio Giovi e San Carlo Casoretta, finita 2-1 per gli ospiti. Decisivo abruzzese con una doppietta. Dopo una partenza in favore della Robur che si trova avanti per 2-0, i padroni di casa dell'Aso San Rocco reagiscono, riuscendo a ribaltarla per il 4-3 finale. Seconda vittoria consecutiva in casa per la Povedano che batte 3-1 l'OSL 2015 sesto del Bomber Castaldo. Da recuperare tutte le altre gare. Tentano la fuga Gennaro Castaldo e Dennis De Michele nella classifica dei Bomber, rispettivamente con 18 e 16 gol. Il duo Dennis De Michele e Vincenzo Di Matteo si trovano al comando della graduatoria migliori giocatori con 5 voti. Sempre in testa la Baita B con 25 punti, inseguita da un sorprendente Apovedano a 22 e la coppia Ganne San Carlo Milano a 20. Dopo un inizio disastroso, l'Aso San Rocco risale fino alla settima posizione a ben 17 punti. Inizia a formarsi un discreto distacco tra OSDS e Giovi, con il rischio che la classifica si spezzi con una lotta a salvezza ristretta a pochissime squadre.